Il comune di Alcamo ci riprova ad affidare l'appalto per il servizio di cattura dei cani randagi, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita, cura e pulizia in una struttura autorizzata. Dopo la fumata nera dello scorso dicembre, in quanto nessuna ditta si è presentata entro i termini stabiliti dal bando, ora il commissario straordinario Giovanni Arnone tenta nuovamente la strada della gara d'appalto. Ad essere messi a disposizione 337.000 euro per espletare il servizio dall'1 marzo prossimo e sino al 31 dicembre. La sensazione però è che ancora una volta il comune di Alcamo dovrà arrendersi di fronte all'evidenza che nessuno pare interessato allo svolgimento di questo tipo di servizio, o per mancanza di strutture e attrezzature adeguate, o magari perché la cifra è ritenuta troppo bassa. Sta di fatto che oramai da anni va avanti questo balletto dell'indizione di un bando che puntualmente va deserto, con la conseguenza che alla fine si è costretti a dare il servizio in prosecuzione al canile di Mr. Dog, con costi che sono esorbitanti. La struttura a cui ci si affida oramai da un decennio si trova nel comune di Rocca di Neto, in provincia di Crotone. I costi sono davvero esorbitanti. Già per il bando andato deserto nel dicembre scorso, gli uffici comunali hanno provveduto a proseguire la convenzione con Mr. Dog in procedura d'urgenza sino a tutto questo mese di febbraio. Chi vince il bando dovrà farsi carico di qualcosa come 500 cani, che al momento si trovano per l'appunto nel canile calabrese. La conseguenza è che il comune alcamese ha sulle spalle un costo per mantenere i randaggi davvero enorme. Infatti la retta giornaliera per singolo cane praticata dal canile è pari a 1,56 euro esclusa IVA, fissata al 22%. Quindi, a conti fatti, ogni mese il comune di Alcamo per questi randaggi sborsa qualcosa come 30.000 euro, ben 360.000 euro l'anno. Moltiplicando questo dato per i 10 anni di detenzione, si arriva alla stratosferica cifra di 3 milioni e mezzo di euro. Situazione che si consuma con sullo sfondo il paradosso di un rifugio sanitario realizzato dal comune da tempo, che però non apre i battenti. Prima per una serie di intoppi burocratici, poi si è aggiunto il recente caso della denuncia dei lavori abusivi da parte di un consigliere comunale, Alessandro Calvaruso, con tanto di denuncia alla Procura della Repubblica di Trapani. È stata paventata l'ipotesi che la struttura sia stata realizzata in area protetta e vincolata. Per di più, nonostante ancora non aperta e autorizzata, è stato scoperto che era già utilizzata, tanto che al loro interno sono stati trovati diversi cani. Cosa succederà e quali saranno i risvolti non è dato sapere, intanto i cittadini alcamesi continuano a pagare.